Partiamo dalla fine temporanea di questa vicenda. C'è Come un... c'entri, tutto temporaneo. Esatto, c'è un documentario, c'è una produzione audiovisiva, anche filmica, perché insomma ci sono immagini di un certo spessore, e questo documentario ha una vita molto difficile. In ordine, qual è l'ultimo balzello che sta sopportando la proiezione di Mare Nostrum? Più che balzello, direi proprio vera e propria censura o autocensura, come appunto nell'ultimo caso, quello di Malo, un centro di 12-13 mila abitanti in provincia di Vicenza, dove mi avevano invitato, hanno voluto vedere il lavoro, mi hanno detto che erano rimasti molto colpiti, che alcune cose le sapevano ma molte altre no, e che assolutamente avremmo fatto questa cosa, quindi abbiamo fissato una data, la cosa è durata un mese e mezzo, poi una settimana prima questa cosa avrebbe dovuto essere, questa proiezione a Malo avrebbe dovuto avvenire con la mia presenza sabato 22 maggio, una settimana prima mi è arrivata una mail dove si scriveva molto tranquillamente che a causa di pressioni della giunta leghista sull'associazione la proiezione era meglio non farla, destinarla appunto a una data da rivedere e quindi era un commiato neanche troppo cortese, devo dire, insomma. Ma al di là di questo, andando avanti, si è scoperto che questa piccola associazione, il Mosaico, che tra l'altro ha al suo interno anche alcuni immigrati, credo che il presidente sia un marocchino, di origine marocchina, ha dichiarato pubblicamente che si è autocensurata appunto per queste pressioni della giunta. Poi, per timori che io posso comprendere, anche se non condividere, chiaramente ha scelto di assumersi tutte le responsabilità di questa decisione. E io a questo punto è uscita l'ANSA, sono dei giornali nazionali, però nessuno, nonostante l'ANSA, appunto la più grande agenzia di stampa italiana, abbia dato la nota appunto della mia l'ennesima denuncia di una censura su questo film inchiesta. E nessun giornale grande ha risposto, ha come dire, dato conto di quello che stava accadendo, di fatto poi è uscito un giornale di Vicenza. E io ho approfittato, e stiamo vedendo se appunto qualcuno mi risponderà, di lanciare un appello, in questo caso un appello provocazione, non so come definirlo, ma insomma io non ho bisogno di provocare nulla, sto portando in giro per l'Italia e già sono centinaia e centinaia le proiezioni dal basso, auto-organizzate, ma dalle università alle parrocchie, ai centri sociali, alle scuole superiori, ad alcuni festival o feste anche di partito, eccetera, eccetera. Là dove mi chiamano io vado perché appunto sono convinto che in questo lavoro ci sia uno spaccato tremendamente realistico, crudo, senza veli, senza censure, appunto, su quelle che sono le gravissime lesioni di diritti umani compiute da circa 3 anni a questa parte sulla pelle dei migranti e soprattutto a causa appunto di questa che io definisco una nuova legge razziale, appunto la cosiddetta Bossi-Fini. E quindi ho rilanciato la palla all'amministrazione di Malo, a questo assessore che è intervenuto su un giornale dicendo che loro mai e poi mai avrebbero pensato assolutamente, dico se non ci sono problemi. Ho rilanciato io, allora che mi invitino, come era preventivato, sabato 22 maggio in questo cinema di Malo, anche in una piazza dove vogliono loro, e democraticamente e civilmente, se possibile, vediamo questo lavoro, questo film inchiesta e poi discutiamone insieme. È quello che io sto cercando di fare, insomma, in giro per l'Italia. Adesso vediamo che cosa dicono. Naturalmente io penso che accampando altre nuove, incredibili, più incredibili o meno, giustificazioni o scuse, sicuramente, insomma, Mare Nostrum non arriverà. Ecco, che cosa c'è dentro questo documentario che ha provocato l'ostilità aperta La verità. o la censura?
Beh, dentro questo lavoro c'è uno spaccato appunto di quelle che sono le disastrose politiche dell'immigrazione che sono state fatte in questo paese, purtroppo non solo dagli ultimi arrivati, voglio dire, dal gruppo di Berlusconi e amici, ma anche da governi del centro-sinistra. Purtroppo mi duole dirlo, ma io faccio il giornalista e devo riportare i fatti. Parlavi di guasti della legge Bossi-Fini, ma non solo. Queste problematiche arrivano da lontano. Io ti chiedo, sono relative specifiche alla legge turco-napolitano o anche all'azione dei governi di centro-sinistra? Il disastro delle politiche relative all'immigrazione nel nostro paese purtroppo non è solo della cosiddetta legge Bossi-Fini, viene da lontano e viene da una comprensione secondo me errata della questione, ma non sta a me dare giudizi, a me come giornalista sta di raccontare la realtà che incontro. Io faccio inchiesta sociale da sempre e reportage sociale e quindi non potevano ricordare, pensando all'immigrazione, visto che vivo anche a Lecce, dove 12 anni abbiamo assistito a un flusso fortissimo di centinaia di migliaia e milioni di immigrati che arrivavano dalle coste albanesi, da tutto il mondo, da ogni parte del mondo dove ci fosse una guerra, una carestia, problemi di questo genere. E allora la strage del Venerdì Santo durante il governo Prodi, purtroppo mi duole anche dirlo, ma quello era un periodo in cui le politiche dell'immigrazione si gestivano attraverso i respingimenti, i cosiddetti respingimenti, questa era la parola d'ordine del governo di allora. E questi respingimenti, quando ti arrivano le carrette del mare a ripetizione, quando i gommoni fanno due, tre viaggi per notte, ne arrivavano, c'erano notti, ma molto spesso, un giorno sì, un giorno no, dove arrivavano da Valona 40-50 gommoni carichi di migranti, quindi capisci che tipo di... se tu dici respingiamoli, qualcosa può succedere. La strage del Venerdì Santo, Katerirades, l'ennesima carretta del mare carica di migranti, la carretta del mare, non una barca, che fu speronata da una nostra imbarcazione della Marina Militare e proprio poche settimane fa c'è stata la condanna e quindi è stato definito anche per legge quello che è successo e di chi sono le responsabilità. Oltre 80 morti, molti mai più recuperati, hanno recuperato dopo anni questa carretta affondata per fare dei rilievi o non so cosa. Questo è il primo fatto con cui inizia Mare Nostrum, anche perché allora il premier Berlusconi era all'opposizione e corse a Brindisi e rilasciò delle interviste e uscirono delle lacrime vere, finte, io ho un'idea specifica, ma faccio il giornalista, riporto in questo caso le immagini e non voglio dare giudizi, e comunque pianse e mi sembrava emblematico perché disse delle cose che sono ovviamente riportate, il pezzo è riportato, disse che non era possibile che in un paese civile questa gente che viene e scappa da quello che sappiamo bene venga trattata in quel modo e possa così essere addirittura affondata in mare. Poi dopo è arrivato il governo D'Alema e c'è stata la turco-napolitano che ha avuto un colpo di genio, insomma, hanno inventato i centri di permanenza temporanea, probabilmente in buona fede, io non so, insomma la politica dovrebbe prima di agire, soprattutto su temi così importanti, riflettere molto, anche su quelli che potrebbero essere gli effetti futuri, anche quando magari non sono loro più al governo, ma si alternano altri governi con altre opinioni, eccetera. Però la lungimiranza della politica in Italia io credo che sia un sogno ancora, basterebbe che appunto si riuscisse a farla quotidianamente, ma vedo che ci sono un po' di problemi, soprattutto all'interno della sinistra. Ma per rimanere giornalista, i centri di permanenza temporanea sono nati con la turco-napolitano e il più grande, il più vecchio di tutti è nato vicino a Lecce. E anche qui tu riporti dei fatti dentro Mare Nostrum, perché il Regina Pacis ha subito questa trasformazione in centro di permanenza temporanea e che cosa c'è in questo documentario di scomodo anche sui CPT, a tuo avviso?
Beh, a mio avviso c'è la realtà sconcertante, io dico sconcertante, lo è stato per me come giornalista che nella vita insomma ha girato un po', io ho seguito la guerra nel Kosovo, ho seguito diversi paesi per la RAI in crisi, insomma dalla Turchia di Öcalan, eccetera, eccetera, quindi insomma non è che non ho visto nulla nella mia vita professionale. È sconcertante perché? Perché io insieme ad altri, ma diciamo giornalisticamente, in questo caso sono arrivato per primo, sono riuscito a documentare le sevizie, le torture che un gruppo nutrito di maghrebini avrebbe subito là dentro. Torture e sevizie che poi sono state denunciate dagli stessi maghrebini, uno dei primi casi, se non il primo in Italia, non vorrei sbagliare, dove dei reclusi, degli internati, che hanno commesso l'unico reato, quello appunto di fuggire da guerre o carestie, trovano il coraggio e la possibilità di denunciare quanto gli era accaduto, insomma. E queste immagini e anche le dichiarazioni, le storie a caldo, qualche settimana dopo di quei giovani, beh, credo che la dicano lunga, visto che Regina Pacis è stato un centro modello in Italia e su quel modello che sono stati costruiti gli altri CPT e anche quelli che verranno, e appunto quello che accadeva, insomma, è che è accaduto anche più recentemente, ahimè, perché il mio lavoro ha trovato dei muri di gomma, ovviamente, da tutte le parti, censure preventive da tutte le televisioni italiane, piccole e grandi, che mi hanno richiesto la cassetta, che l'hanno visionata, alcune mi hanno detto anche che era un ottimo lavoro, però non poteva andare in onda perché era troppo crudo. Evidentemente oggi in questo paese Theo Van Gogh, perché lo sponsorizza la Lega, il regista ucciso Submission, no? Il corto del regista olandese ucciso dall'estremista islamico, dove racconta di alcune violenze che le donne musulmane subiscono dai loro mariti. Quello perché la Lega si fa paladina, va in onda su Rai 2, ci fanno pure il dibattito, ma magari perché quello, come dire, tenta di alimentare una fobia antirazzista, antimusulmana che c'è da tempo, insomma, dopo l'11 settembre, insomma, che si è alimentata appunto anche forte di queste leggi insulsamente repressive che sono state fatte. Questo lavoro è stato utile anche alla magistratura. Ci sono vari procedimenti che pendono su Regina Pacis e sul direttore, Don Cesare Lo Deserto. Ci ricordi a che cosa è servito dal punto di vista giudiziario? Bah, è servito, insomma, se vogliamo, ha contribuito, è stato acquisito agli atti come lavoro appunto che poteva servire alla magistratura, che ha aperto poi un'inchiesta specifica, c'è un processo in corso e che di quello e di altre denunce, altre testimonianze, insomma, su quello sta elaborando la propria tesi. Nel frattempo sono passati 2 anni, il centro di permanenza temporanea Regina Pacis è rimasto aperto, la curia leccese retta da Monsignor Cosmo Francesco Ruppi, arcivescovo di Lecce, ma anche presidente della Conferenza Episcopale di Puglia, quindi un prelato potentissimo, se n'è infischiato di quelle che erano le denunce giornalistiche anche come la mia, ma non solo, perché io ricordo che con me c'era in quei giorni anche Dino Frisullo, il pacifista, il grande pacifista che ci ha lasciato, uno che voleva più bene alla vita degli altri che alla sua, insomma, e ci è rimasto giovane. Ma ce n'erano tanti altri, c'era l'onorevole Mauro Bulgarelli dei Verdi, c'è stato Giovanni Russo Spena di Rifondazione, lo stesso Nichi Vendola è stato attivissimo sul fronte della denuncia di quello che era accaduto e anche dal suo, no, diciamo politicamente, nel mandare avanti interrogazioni parlamentari, atti di quel genere. Tenete conto che sulla vicenda in un paio d'anni sono uscite 41 interrogazioni parlamentari, a molte il governo non ha mai risposto, insomma. E quindi non è che è stata una battaglia solitaria, diciamo che quelle immagini e quei racconti li ha raccolti Mare Nostrum, ma intorno a Mare Nostrum, a scoperchiare questo vaso che poi ha, come dire, si è
si è raccontato da solo come un verminaio, un vero e proprio verminaio, tant'è vero che poi dopo 2 anni il sacerdote è stato arrestato per aver in fondo reiterato quasi gli stessi reati che aveva già messo in opera, si pensa, perché ovviamente ci sono dei processi in corso, quindi nessuno è colpevole in questo paese fino a che è stato accertato e concluso il terzo grado di giudizio. Però insomma la situazione era molto pesante, c'erano anche delle proteste, interrogazioni parlamentari, alcuni giornali che cominciavano a parlare di Mare Nostrum, dal Corriere della Sera a Liberazione, insomma in questo arco di giornali qualcuno ne ha parlato di Mare Nostrum sulla carta stampata e qualcuno ne sta parlando ancora oggi, però tutto questo non è servito assolutamente a così far recedere da quello che era la scelta di tenere aperto quel centro di permanenza temporanea. È andato avanti all'infinito, l'arcivescovo non ha fatto una piega. Diciamo che quell'esperienza tragica, che io ritengo tragica e tra l'altro disonorevole per il popolo salentino ma anche per quello italiano, tenete conto che su quell'esperienza era stato proposto, su quell'esperienza di Regina Pace era stato proposto ai tempi il Nobel per la pace relativamente all'accoglienza, quindi immaginatevi anche nel mondo che tipo di immagine erano riusciti a dare del CPT, della Guantanamo italiana relativa al CPT Regina Pacis, no? È aperto e soltanto perché il sacerdote lo deserto è finito in galera, allora hanno pensato bene che forse era il caso di dismetterlo. Tu hai parlato di guai della Bossi-Fini, origine ovviamente nelle politiche per l'immigrazione che ha portato avanti il centro-sinistra. Adesso manca un anno alla scadenza elettorale, da più parti si dà anche la possibilità che questa sinistra, questo centro-sinistra, ritorni al governo. Secondo te, da giornalista, come si potrebbe rimediare ai guasti sull'immigrazione? Ma appunto, da quello che ho potuto documentare io, non solo con Mare Nostrum, ma con un lavoro di diversi anni, come si potrebbe rimediare? Si potrebbe rimediare, per esempio, pensando che quello dell'immigrazione non è un problema, ma è una questione, è una situazione sulla quale bisogna ragionare molto attentamente, con lungimiranza, con attenzione, con la sensibilità che dovrebbe essere di ogni uomo, non solo di ogni politico, no? Ovviamente. E fare della questione immigrazione non un problema esclusivo di ordine pubblico, come è stato fatto in questi anni, ma ragionare su quelle che sono le reali sfaccettature della questione. E invece a che cosa assistiamo? Assistiamo a Pisanu che va durante la festa della polizia e fornisce dati inquietanti, ma inquietanti perché? Perché sono dati parziali che lui fornisce in un'analisi che è a dir poco menzognera, ok? Il 50% dei reati in Italia commessi dagli immigrati, clandestini per di più, quando sono proprio con la Bossi-Fini che loro che hanno istituito il reato di immigrazione clandestina. Quindi ogni fermato in questo paese commette un reato se non è in regola e automaticamente va per esempio a ingrossare quella percentuale. Tu hai parlato di governare, l'immigrazione non considerarla solo un problema dell'ordine pubblico, anche le ultime dichiarazioni del Ministro dell'Interno vanno in quella direzione, quindi un consiglio da una persona esperta. Guarda, io non mi sento di poter dare consigli a nessuno, io ripeto e lo ripeterò fino alla fine, nel senso che il mio lavoro è quello del cronista, del giornalista che va, documenta, mette insieme e porta all'opinione pubblica il prodotto del suo lavoro, insomma i giudizi e i consigli spettano ad altri. Io l'unica cosa che posso affermare con forza e ripeto, continuerò fino all'ultimo filo di voce che mi rimane con Mare Nostrum, ma anche dopo e anche prima, come è stato sempre nel mio lavoro, è quello che bisogna ancora di più oggi in questi anni lottare contro ogni tipo di censura.
in questo paese ormai non si può più parlare di comunicazioni di massa in senso tradizionale. Io molto spesso, un po' provocatoriamente, ma c'è molto di vero, definisco la situazione mediatica un po' uno stagno maleodorante di disinformazione di massa. Questo è terribile perché attraverso la volgarità, attraverso la stupidità dei reality, attraverso la disinformazione di certi telegiornali, attraverso una mole sempre più pesante, opprimente di messaggi che ci arrivano in qualsiasi ora del giorno e della notte, da internet, dalle televisioni, dalle radio, si finisce per non capirci più niente. Si mischiano, e questo lo dice il poeta Roberto Roversi, si finisce per non sapere più qual è la priorità, per non capire più da dove si può cominciare. Questo è il grande problema che secondo me affligge l'informazione, sicuramente prima di tutto, ma anche la politica. Chi fosse incuriosito da questa chiacchierata può trovare tutte le informazioni sul tuo sito? Sì, io cerco anche per quello che mi è possibile di dialogare con le persone che iniziano un rapporto epistolare via mail con me. Ho tantissime lettere che mi sono arrivate da chi ha visto Mare Nostrum e da chi lo vorrebbe vedere. So che ci sono alcune proprio in queste ore, quindi non ne posso parlare, però che ci sono alcune iniziative di alcuni siti importanti che stanno lanciando una sorta di dal basso, una sorta di catena di solidarietà per Mare Nostrum, chiedendo al servizio pubblico che finalmente lo mostri e che, come ha mostrato Submission su Rai 2 qualche tempo fa, proprio perché bisogna insomma evitare qualsiasi tipo di censura, quindi che lo mandino in onda e che si possa dibattere dopo la visione di questo film inchiesta con i politici, la società civile, le rappresentanze di immigrati, con tutti, con i sacerdoti Coraggio che cercano di aiutarli, con tutte quelle realtà che nel nostro paese, nonostante le condizioni drammatiche in cui vivono moltissimi migranti, e lasciamo perdere le deportazioni in Libia e tutto il resto,